questa sarà un sogno che diventa realtà. La tensione c'è sempre, questo è il giorno che io sognavo di più. Mi aspetto critiche sicuramente, come sempre. Io cercherò di dare il meglio di me. Sto preparando veramente un bel matrimonio, un evento. Siamo qua fuori la sposa, perché comunque, come la tradizione vuole, lo sposo non guarda il vestito della sposa. Attendiamo, anche se fa caldo. Abbiamo sposato una causa, che è quella che, di Alessia, che comunque dopo tantissimi anni, diciamo, di sacrifici, anche un po' di dolori, molta gioia ed onore, chiuso o almeno esserci occupato di una parte piccolissima del suo evento, che sono appunto le sue nozze e quindi del suo abito. Anche perché Alessia è una ragazza abituata a fare le cose di testa sua. Sono un po' nervosa su questa, lo metto un po' in ansia. Ma soprattutto seguendo un suo gusto, anche perché lei è un po' leader, di conseguenza ha sempre le idee molto chiare su quello che desidera, vuole che gli altri facciano per lei. In questo caso è stato un po' complicato per lei e per me, perché entrambi leader abbiamo comunque dovuto trovare, insomma, un punto di incontro. Ma quando lo stile si incontra, poi diventa tutto facile. Tu sai come fuoco ora, a me, quando si innamora. In tutti i sogni io mi sognavo sempre questo abito da sposa, che poi si dice che nel sogno l'abito da sposa non porta bene, però non ci credo ancora che lo indosserò tra 8 giorni. Alessia Cinquegrana ha fatto proprio la protagonista del corto La gatta mammona, con il regista Paolo Cipolletta. Da ballerina ho fatto passerella, però mi sono vista molta nel set. Io quando faccio una cosa metto il cuore, questo è per l'abito da sposa, questo è per una passerella. Non ci potevo pensare, perché alla fine vi dico, perché è finita. Il cortometraggio La gatta mammone mi ha segnato molto nella mia vita, ma ha fatto una cosa bella per me. Mai non mi arrende se voglia tua, io no. Michele è pronto, sì, abbiamo avuto anche qualche litigio ultimamente tra marito e moglie soliti, perché si dice nel detto napoletano antico, sotto i matrimoni si scatenano i sette riaule. Comunque mi sta sposando un pastore, io sono una ragazza cattolica, ho voluto anche questo rito religioso. Questo dovete mandare, mi sta mandando all'esasperazione, non ce la faccio più, vi prego, aiutate. Adesso puoi andare, cara, tutto è preciso, tutto grazie, va bene. Grazie, aspettiamo solo il tuo vicinanza e ti aspetterò quella mattina come il primo mio sposo. Anche io non vedo l'ora. Sarai prima dello sposo. Non abbiamo girato io e Miki, devo dire la verità, siamo subito, perché già eravamo clienti intenzionati da Celiento. Io sto qui con Francesco, che è anche lui titolare del negozio. Che dire, siamo stati contentissimi di scegliere loro, ci hanno stupiti su tutto, anche la convenzione che ho vista prima della bomboniera. Onestamente non è stato molto difficile accontentarli, anche perché sono subito entrati in sintonia con mia sorella Natalia, che ha dato subito, insomma, i giusti consigli per la scelta di questa bomboniera. E niente, siamo contenti di aver partecipato anche noi a questa, insomma, a questo lieto fine, e siamo contenti di averli soddisfatti a pieno quello che erano tutte le loro esigenze, e insomma gli facciamo i nostri migliori auguri. Sposo sceglieva più una macchina sportiva tipo come una Jaguar oppure una Bentley Continental, però la sposa insisteva di comodità e di placidità, però diciamo che la sposa insisteva su una macchina più classica, più d'eleganza. Hanno scelto la Rolls Royce Princess
Mi raccomando, seguiteci anche su Facebook, la pagina ufficiale Celento Autonoleggio, oppure sul sito www.celentoautonoleggio.it e oppure venite a trovare presso Celento Bomboniere Sant'Antimo.